Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia, domenica 1 marzo del 2020. Il governo italiano con Giuseppe Conte e i suoi ministri hanno firmato un decreto legislativo già operativo. Voi sapete che i decreti legge sono una forma di creare le leggi che sono immediatamente effettive, ma poi dovranno essere poi entro un certo numero di giorni approvate da Parlamento e Senato, se no decade, il decreto viene annullato. Ma che cosa ci sono delle novità un po' su tutte le regioni italiane, nessuna esclusa. In questo video vediamo le novità per i comuni, quelli cosiddetti della zona rossa. Quindi nei comuni della zona rossa, che sono Bertonico, Casal Pusterlengo, Castel Gerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo. Sono previste queste, diciamo, questi ordini di legge, no? Il primo è il divieto di accesso o di allontanamento dal territorio comunale, quindi nessuno può entrare e nessuno può uscire dal territorio comunale. Punto 2, la sospensione delle manifestazioni, di eventi, di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Punto 3, la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale o coreutica, del cori, no? Ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, cioè con internet, i corsi su internet. Un altro punto, la sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero fino al 15 di marzo. Un altro punto, la sospensione dei servizi di apertura al pubblico, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Un altro punto dice la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto, il prefetto e l'autorità di pubblica sicurezza. Un altro punto dice che la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso negli stessi comuni. Quindi tutti i concorsi sono sospesi fino a data di destinarsi. Un altro punto dice chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, nelle modalità e nei limiti indicati dal prefetto. Oltresì l'obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dall'azienda sanitaria competente. Un altro punto, sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti e autorità di pubblica sicurezza. Oltresì, sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare o a distanza. Un altro punto, sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano al di fuori dell'area. Negli stessi comuni il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari
o le attività non deferibili in quanto connesse al cibo biologico di piante e animali. Infine, negli uffici ricompresi nei distretti di corte d'appello, cui appartengono i comuni della zona rossa, sino al 15 marzo 2020 si prevede la possibilità per i capi degli uffici giudiziari, sentiti i dirigenti amministrativi, di stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico in relazione alle attività non strettamente connesse ad addetti ed attività urgenti. Quindi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo decreto proprio domenica 1 marzo del 2020 con le misure per il contenimento dei contagi. Le regioni, dopo la conferenza di sabato con il Premier e alcuni ministri dell'esecutivo, cioè del governo, tra cui Paola De Micheli, Francesco Boccia, Roberto Speranza, Vincenzo Spadafora e Luciana Lamorgese, avevano inviato in mattinata le loro proposte di emendamento, cioè di modifica a questo decreto legge d'urgenza. A ispirare il pacchetto di misure un principio di cautela, no? Si teme per la tenuta del sistema sanitario e in particolare dei reparti di rianimazione del nord, che sarebbero messi a dura prova da una diffusione ampia. Per questo, per Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna si è confermata la chiusura delle scuole fino all'8 di marzo del 2020. Anche il Friuli Venezia Giulia ha chiesto al governo e ottenuto la chiusura di scuole e università regionali per un'altra settimana. In Piemonte le scuole riaprono da mercoledì, dopo 2 giorni di igienizzazione. Riapertura anche in Liguria, tranne che nella provincia di Savona. Anche la provincia di Pesaro Urbino è inclusa tra i territori in cui si applicano le misure più forti di sospensione delle attività didattiche e delle attività di pubblico spettacolo per l'emergenza. Il decreto prevede nelle regioni più colpite, ma non nelle zone rosse, la riapertura contingentata di musei e chiese, la sospensione delle funzioni religiose. Per un'altra settimana in Lombardia invece lo stop alle palestre. Oltre alle misure nella zona rossa, poi ci sono le misure anche in Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, provincia di Pesaro, Urbino e Savona, che c'è un video dedicato a queste zone, con le novità in queste zone. Poi ci sarà un altro video dedicato alla provincia di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona. Un altro video dedicato alla regione Lombardia e alla provincia di Piacenza e un altro video che parla delle novità su tutto l'intero territorio nazionale. Gli ultimi dati della Protezione Civile parlano che in Italia i contagi sono 1.700, quindi sono quasi raddoppiati nelle ultime 24 ore. Anche i morti sono saliti a 41. Se vogliamo fare vedere quant'è il tasso di mortalità, dobbiamo fare 41 diviso 1.700 e vediamo che abbiamo un 2,41% di mortalità per questo problema arrivato da lontano, che è un po' in linea con quanto detto, chi parla del 5, chi parla del 2, 2,5, 3. Vediamo che poi dipende perché soprattutto questo problema prende e uccide le persone che sono già in età avanzata o che hanno già un quadro clinico abbastanza compromesso, magari hanno già altre malattie e questa è è quello che proprio dà l'ultimo colpo, diciamo. E così io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è assolutamente gratuita, non comporta nient'altro che un aiuto al canale ad essere più visibile. Siamo anche poi in Facebook con la pagina Tele Italia dove trovate tutti gli stessi aggiornamenti che ci sono in YouTube che potete assolutamente condividere con tutti quelli che volete, in internet e anche fuori da internet.
Io vi ringrazio per avermi seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci al prossimo video.